Ho trovato una scatoletta di legno, bianca, insignificante, e ho deciso di fare un piccolo disegno molto semplice e pirografarlo. Qui vediamo che sto mettendo la carta carbone per ricalcare da un foglio di carta un fiorellino. Ecco qua il disegno molto semplice. Questa è una scatoletta che si può usare per i bijou. Iniziamo a lavorare con il pirografo. Si tratta di un pirografo a filo con temperatura stabilita intorno ai 400 gradi. La punta è una di quelle più comuni. Bisogna stare attenti perché il legno è molto dolce e sottile, e quindi basta anche una temperatura piuttosto bassa. Ecco, qui ho deciso di cambiare la punta, la sostituisco, voglio provare con una punta a taglio in modo da andare a fare i contorni in modo più fine, definito, preciso. Ecco, con il cacciavite ho sostituito la punta. Inizio a lavorare di taglio.
Il lavoro è molto semplice, non ci sono sfumature, ma richiede comunque attenzione e soprattutto un po' di tempo e di pazienza. Thank you.
Ecco qua, siamo arrivati alla fine. Ora metto una semplice iniziale per personalizzare la scatoletta. Potrebbe diventare un regalino personalizzato o un bell'oggetto da tenere per sé. Se non avete un pirografo, rivolgetevi a noi elettronicadidattica.com. Abbiamo diverse possibilità e possiamo spiegarvi come utilizzarlo. Grazie per l'attenzione, iscrivetevi al nostro canale Elettronica Didattica e visitate il nostro sito elettronicadidattica.com. Arrivederci e ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti!